torniamo a parlare di vino, quindi accendiamo la nostra macchina del tempo e andiamo ancora una volta a Verona e con Gianluca Marchesani, ma diciamo grazie da Agricoltura Oggi anche ai colleghi di Vestina News, proponiamo questo servizio che ci racconta una bella storia, quella di Feudo Antico. Feudo Antico, in compagnia del presidente Vittorio Di Carlo, una realtà che si poggia su una storia antichissima, 2000 anni, legata al mondo del vino. Questo ci fa capire che da forti radici passate c'è un bel presente e un grande futuro. Il presente di Feudo Antico? Il presente di Feudo Antico è insistere e continuare a sviluppare le attività sulla vendita della DOCG Tullum, che è il motivo per cui anche è nata Feudo Antico nel gruppo Cantina Tollo, una delle DOCG più piccole d'Italia, che stiamo commercializzando in 67 paesi del mondo. Speriamo di aumentarli e di aumentare anche le vendite Italia, e poi sulla valorizzazione della nostra sede, della nostra struttura, che come lei lasciava intuire è sorta su, diciamo, i resti di una villa rustica romana che è datata primo secolo dopo Cristo, primo secolo avanti Cristo. Questo è il periodo, e su questo stiamo lavorando con iniziative, convegni, manifestazioni, banchetti, e d'estate, siccome abbiamo un uliveto splendido, facciamo anche iniziative sotto i nostri ulivi con musica, food and beverage ovviamente. Continuiamo su questa lunghezza d'onda per conoscere meglio lo spirito feudo antico, e lo facciamo con l'enologo Daniele Ferrante. Certo, è una qualità innanzitutto sostenibile, perché la nostra missione è quella di valorizzare i nostri prodotti nel massimo rispetto dell'ambiente, e quindi noi abbiamo l'azienda che è completamente biologica, abbiamo solo una piccola parte che fa ancora produzioni convenzionali, e la parte biologica ci dà questi splendidi vini che sono un rosso Tullum DOCG, un pecorino Tullum DOCG e una chicca particolare, un rosato, che è il nostro rosato di Arrichieti, è un rosato che fa una parziale fermentazione in legno, il 50% della produzione fermenti in legno in botti di rovere di grandi dimensioni, e lì vi riposa per quasi un anno. E da lì poi venne riunita nella sua componente in acciaio, perché abbiamo una parte che farà legno e una parte che farà acciaio, poi tornano in qualche modo insieme per regalarci un prodotto estremamente complesso, estremamente lungo. Ascoltate questo passaggio davvero molto interessante, nel quale Daniele Ferrante, l'enologo di Feudo Antico, ci parla di un fattore comune che lega tutti questi vini. Cosa comune comunque a tutti è che questi vini non sono prodotti con lieviti selezionati, ma proprio nel segno della tipicità sono prodotti con lieviti autoctoni, quindi lieviti presenti naturalmente sull'uva, che fungono da starter naturali. Starter naturali, parlo del plurale, non del singolare, non di lievito, perché proprio non parte un solo ceppo di lievito, ma un pool di lieviti che poi ci garantiranno la fermentazione, che ci garantiranno una grandissima complessità aromatica molto legata al territorio. Parliamo ora dei rossi e verifichiamo come l'approccio dell'enologo sia particolarmente discreto. Sul Tullum rosso la grande particolarità è che abbiamo fatto quello che si faceva negli anni 60 all'interno delle cantine abruzzesi, ovvero in una fermentazione sempre spontanea effettuata all'interno delle vasche di cemento, che sono dei contenitori fantastici, e di cui l'Abruzzo ne ha fatto storia in qualche modo, soprattutto in quegli anni lì, e abbiamo riscoperto, diciamo, questo metodo di vinificazione che valorizza molto la nostra Tullum rosso di OCG, prodotta integralmente da Luca Luciano al 100%,
e ci permette di avere un vino, diciamo, che è morbido, delicato, longevo e che non ha ovviamente quelle spezzature dovute molto spesso al legno che ritroviamo in vini di grande importanza, proprio perché la missione era quella di valorizzare il prodotto, e per valorizzarlo serviva un contenitore che non influisse su di esso. E cosa migliore che una vasca in cemento? Così ci siamo avviati in questo progetto che ci sta regalando grandissime soddisfazioni.